bentornati sul canale, benvenuti a un nuovo video. Oggi appuntamento rapidissimo con la rubrica Leggiamo Insieme. Che cos'è Leggiamo Insieme? Se non avete idea di che cosa io stia parlando, Leggiamo Insieme è un progetto di lettura condivisa, una specie di gruppo di lettura che ho lanciato alla fine dell'anno scorso, e il, diciamo così, l'obiettivo di Leggiamo Insieme è leggere insieme e darci manforte attraverso i 5 volumi della saga della famiglia Casalet di Elizabeth Jane Howard. Oggi siamo qui per lanciare insieme la lettura del terzo volume. Eccolo qui, il terzo capitolo della saga dei Casalet si chiama Confusione. Le edizioni sono sempre Fazzi, 18,50 euro è sempre il prezzo di copertina, e in questo caso il volume consta di 526 pagine. Diciamo che è leggermente più corto degli altri, ma proprio di una cinquantina di pagine, non tantissimo. Comunque, oggi siamo oltre la metà del mese di marzo, io direi che possiamo sentirci verso inizio, la prima decina del mese di maggio, per il video riassuntivo. In aprile invece organizzerò una diretta sul mio profilo Instagram, lo trovate qua sotto, eventualmente magari ci mettiamo d'accordo. Vi ricordo anche che c'è un gruppo di lettura su Goodreads dedicato a Leggiamo Insieme, che vi lascio linkato qua sotto nell'info box, nel quale possiamo scambiarci le opinioni mano a mano che leggiamo il libro, e la cosa bella è che lì si può creare interazione anche tra di voi, perché chiaramente il gruppo è aperto e quindi tutti leggono i commenti di tutti. Come sempre io vi terrò aggiornati sulle stories mano a mano che procedo con la lettura, con le impressioni a caldo e con qualche story dedicata alle parti che più mi piacciono o che mi coinvolgono, dovessero essercene. Breve panoramica di quello che ci aspetta in questo terzo volume, almeno da quanto si può evincere dalla quarta di copertina: è il 1942, quindi è passato un anno dalla conclusione, diciamo che è passato un anno tra il tempo dell'attesa e Confusione. La guerra continua, procede, inesorabile, e i Casalet si trovano a dover fare i conti con la situazione. Sembra, a leggere il riassunto, che le nostre tre amiche, e quindi Polly, Clary e Louise, quindi quelle che nel primo volume erano bambine che piano piano stanno crescendo, qui inizieranno a ricoprire dei ruoli sempre più importanti, si emancipano effettivamente dalla famiglia, pare che ci sarà un matrimonio, pare anche che quelle che non si sposano, le altre due, lasceranno comunque il nido e si troveranno ad affrontare una nuova società, quella degli anni 40, nella quale le donne iniziano sempre più ad emanciparsi e a cercare di rompere un pochino gli stereotipi dell'età vittoriana nel quale invece sono cresciuti i loro genitori. Quindi diciamo che c'è questo momento di rottura. Vediamo come verrà reso. Grandi aspettative, proprio perché sapete, se avete seguito tutto il percorso, che questi tre personaggi sono sicuramente quelli che, secondo me, possono raccontare qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante. Non mi è piaciuta la piega che hanno preso nel secondo volume, spero che con questo terzo volume Howard raddrizzi il tiro. Volevo parlare del titolo originale, così, perché ve lo menziono sempre. Il titolo originale è Confusion, quindi traduzione letterale, e la traduzione dell'inglese è di Manuela Francescon. Prima edizione 2016. Andiamo, non ci resta che leggerlo, e ci sentiamo sulle stories e su Goodreads per gli aggiornamenti on the go. Ci vediamo in aprile con una diretta sul canale e ci risentiamo in maggio per vedere com'è andata. Ciao!